Il lavoro del medico non deve essere mai degradato, strumentalizzato. Il vostro sapere ha fini lucrativi. Dovreste scorrere con uguale impegno il ricco e il povero, il più potente tra gli uomini come il più umile, poiché il dolore, ricordatevelo, rende tutti uguali e con pari diritti. 5 anni dopo aver affrontato in modo leggero e scanzonato con Il medico della mutua, il mondo ospedaliero, Luigi Zampa ritorna sull'argomento, ma stavolta il registro è totalmente diverso. Il suo cinema di denuncia e di impegno civile si focalizza stavolta su quello che potremmo definire una sorta di racket nosocomiale, basato sulla corruzione dei dottori in camice bianco e per questo avvicinabile appunto alla mafia del titolo. Si specula sul dolore e sulla sofferenza dei pazienti e la salvaguardia della salute umana diviene mero optional, merce di scambio per ottenere denaro, favori e potere. La regia di Zampa è solida ed efficace e colpisce duro lo spettatore in molte scene. Su tutte quelle terribili nella sala operatoria, dove si gioca letteralmente con la vita delle persone. Grazie ad un'ottima sceneggiatura vincente e credibile. A tutto ciò aggiungiamo la bravura interpretativa di un mostro sacro come Enrico Maria Salerno, caustico e sferzante come non mai, e di un ottimo Gabriele Ferzetti, che dà vita ad un personaggio cinico e agghiacciante. A completare il cast una sempre affascinante Senta Berger, sensualissima anche nei panni di una suora. È uno stuolo di caratteristici, nei quali spiccano inedito e perfido Enzo Garinei, unitamente a Claudio Nicastro e Claudio Gora. Piccolo cameo anche per Luciano Salce, protagonista dell'unico siparietto umoristico e distensivo del film. La moglie è convinta che sia malato e tenta di farlo ricoverare ad ogni costo per le sue frequenti erezioni. Ottima come sempre anche la colonna sonora del maestro Riz Ortolani, un film sorprendente e imperdibile. Un ringraziamento particolare a John Trent per la recensione tratta dal suo blog Il mio vizio è una stanza chiusa ed a Cinemart Creation per il montaggio del video.